Ciao a tutti, oggi sono qua per segnalarvi 5 anime più 1 in uscita questa primavera. Come al solito ho cercato di selezionare anime di genere differente, anche se ho notato una leggera tendenza agli anime amorosi, sentimentali, insomma la primavera è proprio la stagione dell'amore. Il primo anime di cui voglio parlarvi è Comic Girls, un anime tratto dall'omonimo manga, in uscita il 5 aprile, è la storia di un gruppo di ragazze che vogliono diventare mangaka e che vivono assieme in un dormitorio. Si tratta di un anime abbastanza divertente, comico, che parla della vita di tutti i giorni di queste ragazze. È un anime, secondo me, di intrattenimento, anche guardando qualche clip, i disegni, insomma, le protagoniste sono tutte carine e coccolose, con i capelli super colorati. Potrebbe essere, secondo me, uno di quegli anime alla Imoto Maru-chan, per intenderci, quindi divertente, almeno mi aspetto questo. Kakuriyo no Yadomeshi è un anime completamente diverso, in uscita il 2 aprile, anche questo è tratto dall'omonimo manga, si tratta di una storia incentrata su demoni, spiriti. La protagonista è una ragazza che in seguito alla morte del nonno eredita la sua capacità di vedere gli Ayakashi. Un giorno mentre sta dando da mangiare a uno di questi, si presenta un demone. Questo le dice che il nonno aveva un grosso debito nei suoi confronti e che l'unico modo per sdebitarsi è sposarlo. Ovviamente la ragazza rifiuta e decide di ripagarlo pian piano facendo dei lavori. Questa storia soprannaturale mi ha ricordato per certi versi Inuboku Secret Service, ma anche gli spiriti di casa Momochi, di cui ho letto soltanto il primo volume, però l'atmosfera è quella, ovvero una ragazza umana che si imbatte nei demoni. Ovviamente questi demoni vengono rappresentati come dei ragazzi bellissimi, con dei lineamenti un po' felini, assomigliano a delle volpi o dei gatti. Anche in questo caso mi aspetto una storia abbastanza divertente, ma anche un po' più sentimentale. L'aspetto che mi intriga di più di questa storia sono i demoni, gli spiriti. Mi aspetto che ci siano delle storie che riguardano certi spiriti, certi demoni che si rifanno poi alla tradizione giapponese. Quello che mi aspetto io e che secondo me potrebbe rendere la storia non soltanto di intrattenimento, ma anche un tantino più interessante. Parlando di paranormale, non potevo non citarvi Devil's Line, un anime in uscita il 7 di aprile che si rifà all'omonimo manga. Anche in questo caso la protagonista è un'umana che incontra un ragazzo che è per metà umano e metà vampiro. I vampiri in questa società vivono mescolati agli umani perché non hanno caratteristiche che li rendono distinguibili. Inoltre non hanno più la necessità di cibarsi esclusivamente di sangue, tuttavia quando si arrabbiano diventano delle vere e proprie belve. Dal trailer mi sembra di capire che questa storia sarà molto cupa. I colori sono veramente scurissimi, mi aspetto una storia ambientata magari prevalentemente di notte o comunque delle scene particolarmente drammatiche. Nonostante ci sia in mezzo un elemento sentimentale che si verrà a creare, presumo, con la protagonista e il ragazzo mezzo vampiro, mi aspetto una storia sicuramente più tragica rispetto all'anime che vi ho citato precedentemente. Non so poi se l'anime andrà a toccare delle tematiche più profonde, come ad esempio il significato di essere veramente un umano, l'eticità del cibarsi, l'eticità dei vampiri, insomma. So solo che nel caso fossero presenti non mi dispiacerebbe affatto. Tutt'altra storia per Sword Art Online Alternative Gangale Online. Si tratta di uno spin-off di SAO. In uscita l'8 aprile vede per protagonista una ragazza che fa fatica a fare amicizia perché è molto alta e questo crea un po' di distanza fra lei e i suoi coetanei. Tutto cambia quando viene introdotto questo nuovo gioco Gangale Online, in cui può scegliere l'avatar perfetto, una ragazza minuta in stile chibi. Riuscirà quindi a trovare veramente degli amici all'interno di questo gioco? Sono incuriosita da questo anime perché pare non esserci Kirito. Non mi sembra di aver visto nemmeno Asuna, però mi intriga una storia che sia basata un po' su Sword Art Online, ma che non abbia i protagonisti di questa storia. Ho sentimenti molto contrastanti per quanto riguarda Sword Art Online, nel senso che la prima parte dell'anime ambientata nel mondo di Sword Art Online è la mia preferita, è quella che considero io SAO, sia per quanto riguarda il gioco in generale, le ambientazioni, le tematiche affrontate, ma soprattutto i personaggi e le loro relazioni. Tutto quello che succede dopo non mi è piaciuto. Quindi quando ho letto che ad aprile sarebbe uscito un nuovo anime di questa serie, inizialmente ho detto
lo passo, non lo guardo. In realtà poi ho visto che i protagonisti non erano gli stessi e che appunto si tratta di una storia spin-off. Sono quindi incuriosita perché il mondo dei giochi online è secondo me molto interessante e soprattutto offre sempre degli spunti di riflessione interessanti con la società di oggi. Perché si parla tanto del vivere online, di quanto siano reali le relazioni che ti crei in un mondo virtuale. Non ho grandissime aspettative al riguardo, ma sicuramente i primi episodi me li guarderò per farmi un'opinione. Vi cito poi Wotaku Nikoi wa Muzukashi, un anime molto divertente, o almeno dalle prime clip si preannuncia divertente, focalizzato su una storia d'amore. I protagonisti di questa storia sono un ragazzo patito dei videogiochi e una ragazza con un lato fuyoshi nascosto. I due andavano a scuola insieme e scoprono di lavorare per la stessa azienda. Da qui iniziano quindi a frequentarsi e ad uscire insieme. L'aspetto che mi intriga di più è innanzitutto il vedere una storia sentimentale più adulta e matura, perché i protagonisti appunto non sono dei semplici liceali, e le passioni dei due protagonisti le trovo molto interessanti. Lui infatti è un patito dei videogiochi, viene chiamato proprio otaku, è un ragazzo quindi nerd, mentre lei ha questo lato nascosto che è una grandissima fan dello yaoi. E penso che siano due cose abbastanza lontane, però in cui in parte potrei rivedermi, perché comunque non sono fan dello yaoi, ma mi piacciono le storie yaoi, così come mi piacciono i videogiochi. Quindi sono curiosa di vedere come queste passioni, questi lati un po' nascosti dei protagonisti, incideranno sulle loro vite, ma soprattutto sulla loro relazione. L'ultimo anime che voglio citarvi oggi non è un anime che credo guarderò, ma dovevo assolutamente citarlo perché mi ha fatto fare un tuffo nel passato, ovvero Holly e Benji, Capitan Tsubasa. Ci sarà un remake che uscirà appunto questa primavera, in aprile. Questa volta l'anime si rifarà di più al manga, Capitan Tsubasa per l'appunto. E niente, era uno di quegli anime che io guardavo tantissimo da piccola, ero veramente ossessionata da Holly e Benji. Quando ho scoperto che ci sarebbe stato un remake mi ha fatto sorridere tanto. I disegni sono quelli un po' più moderni, diciamo, si vede che sono nuovi, tra virgolette. La storia, per l'appunto, come vi dicevo, sarà più fedele al manga. Sinceramente non l'ho mai letto, quindi non ho idea di quali potrebbero essere le differenze. Però se siete fan anche voi di Holly e Benji, sicuramente è una notizia, un anime da tenere sott'occhio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono gli anime che attendete di più questa primavera. Magari anche titoli che non ho citato, per l'appunto. Io ho fatto una piccola selezione di quelli che mi incuriosivano di più. Sono curiosa di sapere che cosa state aspettando invece voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!